è il quarto Sanremo che faccio. Qui due sono andati molto bene, perché avevo già preso un premio della critica nell'85 e nel 93 anche con un secondo posto. Adesso non è che mi aspetti niente di che, però sono convinto delle canzoni che porto e del progetto di quest'album che comunque era già uscito in precedenza, che sarà rieditato con queste canzoni, che comincerò così in guerra, e quindi vorrei attraverso la vetrina di Sanremo, così far sentire quello che ho da dire. Invisibili è una canzone che parla di un periodo della mia vita, di quando avevo 20 anni. Quindi della generazione degli anni, fine anni 70, primi anni 80, che hanno passato un momento abbastanza particolare della storia, perché c'era una contrapposizione ideologica, c'era una lotta di classe, uno scontro generazionale, era un periodo molto caldo, di ribellione anche verso un'Italia clerico-fascista, democristiana, un'Italia che non voleva cambiare, l'Italia dei servizi segreti deviati, delle stragi, delle tangenti. È un'Italia che quando avevi 20 anni, ecco, era difficile da sopportare. E poi questa invisibilità, questa Genova invisibile, dell'eroina. Questa eroina che improvvisamente in quel periodo lì è dilagata, è arrivata in tutte le piazze d'Italia, soprattutto a Genova, è stata una città molto pericolosa in quel caso. Altra canzone è Cielo vuoto, invece nel racconto di questo cielo che oggi non ha preso quello che di bello, ecco, aveva quella generazione degli anni 70, che era la musica, l'arte, il coltivare l'anima, l'istinto, la creatività. L'amore, l'amore soprattutto. È un periodo di disamore questo, e quindi di allontanamento a tutto quello che era invece l'istinto, la sensualità, la bellezza, l'arte, eccetera. Siamo in un momento dove invece i nuovi miti sono ancora i soldi, cioè si dice questi 40 anni di sottocultura che ci hanno accompagnato, anche in politica. Ci ha insegnato niente, insomma, ancora pensare che i soldi ci renderanno felici. I soldi ci vogliono mediamente, insomma, per stare bene, quindi tutti dovrebbero essere messi nelle condizioni che questo possa succedere, ma più là si va, più si capisce che non è quella la felicità, no? Credo che la nostra salvezza sarebbe invece ripescare quell'anima che abbiamo lasciato dalla discarica di quel periodo lì e riempirla di atti gentili, di cose belle, e di sentirci poi la sera prima di andare a dormire veramente fieri di noi stessi, perché da uno sguardo importante e profondo si vede un'anima coltivata e una persona da quello, con due parole chiare si può innamorare, sia un uomo che una donna, perché la bellezza è quella, non è il contorno.